Bella a tutti signori e bentornati in questo nuovo video. Sono Maullo 941 e oggi siamo tornati con la nostra pottina, signori. Siamo tornati su Undertale per il quarto o quinto episodio, non mi ricordo. Allora, nell'ultimo video, prima di partire col video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Mi sta intrigando, quindi oramai la voglio portare fino a termine per capire effettivamente dove cazzarola siamo finiti. E detto questo, vi ricordo di seguirmi su Instagram, soprattutto su dove mi trovate come Maullo941. Perché tramite con le storie, se vi... Che cazzarola è successo? Cos'è un schiocco di neve? E proviamo a parlarci. Ciao schiocco di neve, ti faccio una battuta. Fai una battutaccia sul ghiaccio. Ci hai provato. Ma che... No, dai. Ma io volevo essere simpatico, sono tuo amico. No, ok, schiocco di neve, esamina la folla. No, aspetta. Esamina la folla, ok, pietà. Risparmia, ti risparmio. Le battute ora fioccano. Che simpatico. Ma che carino, le battute ora fioccano. Ma ti stavo risparmiando, ti ho chiesto pietà. Va bene, signori. Questo video, ancora non almeno partiti col video, signori. Va bene, andiamo a lottare. Vuoi la guerra, e la guerra avrai. Dico io, sono buone, sei freddino. Ma pensa per te, dico. Ma che cosa vuole questo? Ma hanno tutti questi attacchi così strani. Dai così, te la ridò dritto in faccia. Tieni, prenditela tutta. Ok, è morto. No, rompiamo il ghiaccio. Zio, io ancora non ero nemmeno partito col video. Zio, c'è un problema tecnico-tattico. Che io dovevo ancora... Ma perché queste partenze di video? Ok, perfetto. Signori, detto questo, io vi ricordo di seguirmi anche su... che stavo a dire? Ah, sì, su Instagram, che praticamente tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione del canale e sulle live che andiamo a fare sia su questa che sull'altra piattaforma. Infatti vi ricordo di seguirmi anche sulla piattaforma Viola. Detto questo, signori, vediamo se riusciamo a partire con il video. Ok, dopo questo breve attacco di questo schiocco di neve, vediamo un attimino. Questa è una scatola. Puoi metterci o toglierci un oggetto. La stessa scatola riapparirà in seguito quando ti... Quindi non ti preoccupare. Sinceramente è un amante delle scatole. Ma è dentro che c'è? Usare la scatola? No. Sinceramente però mi tengo quello che c'ho. Sinistra o destra? Andiamo a destra, signori. Oh cazzarola. I due tipi strani. Li affrontiamo, vediamo che succede. Affrontiamoli, dai. Dunque, come ti dicevo, di Undine. Che stanno a fare? Stanno a ballare, sono increduli, sono increduli. Che cos'è? Un balletto cosmico. A posto, me ne posso andare? No. Sansa, oh mio Dio, quello è un umano. Ah, stanno parlottando tra di loro. Quindi, me ne posso andare? So che abbiamo fatto la cretinata ad andare avanti. In realtà, penso che sia un sasso. Certo, quello dietro di me è un sasso. Oh, ehi. Che c'è davanti al sasso? Oh mio Dio! Forse un umano? No, sono un sasso, sì! Oh mio Dio! Mamma, la vedo male! Sansa, finalmente ce l'ho fatta! Undine, mi? Io sarò? Sarò così? Popolare, popolare, popolare! Ahaheim! Umano! Non puoi passare in questa zona. Ok, me ne torno indietro molto... io, il grande Papyrus, ti fermerò. Papyrus e Sainz. Poi ti catturerò. Ti consegneremo alla capitale. Poi diventerò famoso. Non sono certo di cosa accadrà dopo. Ma che simpatico. In ogni caso, continua a tuo rischio e pericolo. Ehi. Beh, è andata bene. Non ti agitare, piccoletto. Ok. Terrò un... Un'orbita aperta per te? Di che cosa cazzo stiamo parlando? Boh, proviamo ad andare dritto, signori. Continuiamo ad andare avanti. Qua c'è nuovamente il casotto che vende... Ah, dai! Un ghiaccio oppello. Io non ho capito quello che mi avete detto quando il nome è verde. Io li vedo sempre tutti bianchi i nomi, signori. Non capisco chi posso... Con chi posso parlare e chi posso... Che ha un bel cappello. Oh. Non ti sento per via del cappello. Che rottura di scatole. Stiamo a morire. Vuole un cappello anche il naso. Anche per il naso.
No, aspetta. Pietà, risparmia, ti risparmio. Un gran bel cappello il mio. Sì, te lo puoi tenere, zio. No, 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 ma che cos'è? Ma dai. No, 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 signori. Lo colpiamo in piena fronte. Ancora voi. Noi siamo buoni e cari una prima volta. La terza volta ti colpisco in fronte direttamente. Senza troppi né se, senza troppi né ma. Dai, così. Il prossimo scappiamo, però non ne posso più di combattere. Il prossimo dico sì, in faccia, diretto, sul cappello. Dai, così. Ok, è stato un piacere. Ciao, 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 ciao. Continuiamo ad andare avanti, signori. Occhio. Occhio. Seriamente vietato muoversi. E mi muovo. Ah, e mi muovo. Chi è? Il lupo pure. Si è mosso qualcosa? L'ho immaginato. Vedo solo quello che si muove. Se si fosse mosso qualcosa, per esempio un umano, farò sì che non si muova mai più. Dogo sbarra la strada. Chi cazzo è Dogo? Mi sa che con questo dobbiamo lottarci senza ombra di dubbio. Dai, non ti muovere. E invece mi muovo, zio. Guarda come mi muovo, guarda come mi muovo, guarda come... No, no, no. Mosso. Dogo conferma l'oggetto che si muove. Ah, dovevo rimanere fermo, ho capito. L'abbiamo ammazzato subito. Ho capito che dovevo rimanere fermo e sono stato stupido io, signori. Va bene, abbiamo ucciso Dogo. Che stiamo a fare? Ah, questo è il campanello. C'è nessuno? Hostess, voglio il pranzo. Degli ossi abbandonati. Qualcuno ha fumato biscotti per cani. Ma da quando i biscotti per cani si fumano? Va bene, super. Non facciamoci troppe domande. Oh, Sans. Aiutami, Sans. Non ci sto capendo niente. Ecco una cosa importante da ricordare. Mio fratello ha un colpo molto speciale. Se vedi un colpo blu, non muoverti e non ti ferirà. Un colpo blu. Ecco, modo facile per ricordarlo. Immagina uno stop. Quando vedi lo stop, ti fermi, giusto? Gli stop sono rossi. Quindi immagina di uno stop blu, certo. Semplice, giusto? Quando combatti, pensa agli stop blu. Me l'ha scritto pure giallo. Va bene. Qualcosa mi dice che dovremmo lottare. No, sta camminando da solo. No, perché scivoliamo? Io volevo leggere il cartello. Posso leggere il cartello? Nord ghiaccio, sud ghiaccio, ovest ghiaccio. Ah, est città di Snowing. E ghiaccio. Andiamo di qua, signori. Siamo partiti per andare a destra. Continuiamo ad andare a destra. Di nuovo, come ha fatto Science a muoversi così? Sei un pelandrone. Hai pisolato tutta la notte. Penso di senza si chiami dormire. tutte scuse. Oh no, arriva l'umano. Per fermarti, io e mio fratello abbiamo creato dei puzzle. Credo che questo lo troverai piuttosto scioccante. Perché vedi, questo è il labirinto. Elettrico e invisibile. Quando tocchi i muri di questo labirinto, questa sfera ti darà una bella scossa. Sembra divertente, divertentissimo, perché probabilmente il tuo ammontare di divertimento, penso in realtà, sarà piuttosto piccolo. Ok, ora puoi proseguire. L'ha presa lui la scossa. Che hai combinato? Credo che la mano debba reggere la sfera. Oh, oh, ok. Ma che cazzo... Ok. Reggi questa per favore. Ok, prova adesso. Certo che so dei geni tutti e due, signori. Incredibile, l'umaga scivolosa. L'ha risolta così facilmente, troppo. Tuttavia, per questo puzzle non sarà così facile. È progettato da mio fratello Sans. Sicuramente resterai confuso. Io so di esserlo. Ma sono dei geni tutti e due comunque. Ehi, grazie. Mio fratello sembra divertirsi. A proposito, hai visto quello strano abito che indossa? Lo facemmo alcune settimane fa per una festa in maschera. Da allora non ha più indossato altro. Continua a chiamarlo il suo corpo da battaglia. Cacchio. Non è figo mio fratello? Sono due pazzi, signori. Ma chi è il gelataio pure? Voglio un gelato. Non capisco perché non vendano. E il clima perfetto per qualcosa di freddo. Infatti. Oh, ciao, un cliente. Salve, ti andrebbe del gioiato? Sì. Sì.
e la chicca gelata che ti scalda il cuore. Ora soli 15 G. Noi ne abbiamo 18. Sì, ecco a te. Passa una super giornata. Hai preso un gioiato. Che cosa carina. Questo sasso si muove e ci posso parlare? Ci parla col sasso? No, il sasso non parla questa volta. Ho tirato un calcio alla palla. Mi sa che questo è l'altro puzzle. Qualcosa mi dice. Pensavo di vedere anch'io, di vendere anch'io degli oggetti. Quello della neve fritta viene solo 5G. Compriamo la neve fritta. Ho detto 5G, volevo dire 50. Compra. No, ancora troppo basso. Come troppo basso. Ma è questo che ci devo fare col pallone, signori? Me lo porto dietro il pallone. Che ci devo fare col pallone, signori? Diventato un gioco di calcio. È diventato un gioco di. Ah, non può uscire dal. Ok. Non può uscire dal bordo. Ma. Ah, lo devo buttare in buca. Ok. Che okay. È tipo golf, signori. Stiamo giocando a golf. Dai, così. Ce l'abbiamo fatta, veramente era golf. Ma Viola, sebbene in trappola, hai preso appunti e raggiunto la fine di palla. Sei premiato con 2G. Va bene, va bene, va bene. Certe cose non le continuo a capire in questo gioco, però vabbè. Oh, di nuovo la palla. No, basta. Mi si è rotto le scatole a giocare a palla. Salve, buongiorno, salve. Posso suonare il campanello? Di lui. Di lui. Tasso di pericolo olfattivo. Odore neve, pupazzo di neve. Tasso bianco può diventare giallo. Odore comune cagnolino. Tasso blu odore di capriole. Odore strano, umani, tasto verde, distruggere ogni costo. Di lei. Non ci ho capito niente, signori. Sicuramente era qualcosa che dovevo memorizzare, ma non l'ho memorizzato assolutamente per niente. Oh, un pupazzo di neve. Che ci devo fare? Ciao, sono un pupazzo di neve. Voglio vedere il mondo, ma non posso muovermi. Saresti così gentile, viaggiatore, da prendere un mio pezzo e portarlo molto lontano? Sì. Grazie, buona fortuna. Hai preso il pezzo di pupazzo di neve. Va bene. Ok, signori, abbiamo trovato il secondo. Secondo, non avevo visto che c'era la stradetta di sotto. Perfetto. Science, dov'è il puzzle? È proprio qui, per terra. Fidati, non esiste che possa superarlo. Ok. Monster Kids World Search Fall Monster Eyes Just. E che devo fare io, signori? Che devo fare? Hi kids, can I help myself this puzzle? Science, non è servito a niente. Ops, sapevo che avrei dovuto usare il cruciverba di oggi. Cosa? Cruciverba? Non penso che tu l'abbia detto. Secondo il mio parere, il cercaparole è chiaramente più difficile. Che? Davvero bello? Quel miscuglio facile facile di parole e perosso di latte. Incredibile. Umano, risolvi questa disputa. Qual è più difficile? Cercaparole o cruciverba? Cercaparole. Ah, sì. Gli umani devono essere molto intelligenti, se anche loro trovano duro il cercaparole. Gne gne gne. Ma non ci credo. Detto cercaparole solo per appagare mio fratello. Ieri è rimasto bloccato cercando di risolvere l'oroscopo. Va bene. Oh, un punto di salvataggio, signori. Salviamo. Va bene così. Allora. Va bene così, signori. Salvataggio fatto. Perfetto, signori. Allora. Questa avventura sta diventando sempre più strana, però mi sta sempre più piacendo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo livello. Bella raga, ciao!